L'albero di fico, per sua facilità di riproduzione, sembra sia stato la prima pianta coltivata dall'uomo in un sito della bassa valle del fiume Giordano, a pochi chilometri da Gerico, abitato circa 11.400 anni fa. I ricercatori, durante gli scavi, hanno trovato 9 piccoli fichi e 313 pezzi di questo frutto ormai carbonizzati. L'origine del fico sembra, secondo alcuni, sia l'Asia occidentale, secondo altri il Medio Oriente. È comunque una pianta dalle origini remote. Nella civiltà greca i frutti di quest'albero venivano considerati degni di nutrire oratori e filosofi. Platone ne era ghiotto. Il fico era un albero sacro a Priapo, dio della fertilità greco e romano, in onore del quale se ne consumavano in abbondanza prima di un convivio amoroso. Nel periodo romano da ricordare che Plutarco, nei suoi scritti di vite parallele, racconta la vita di Catone che nel sollecitare la terza guerra punica si presentò in senato con un fico fresco, dichiarando che era stato raccolto 3 giorni prima a Cartagine e che quindi Roma avrebbe dovuto temere un nemico lontano solo 3 giorni di navigazione. L'albero di fico è rappresentato anche nell'Antico e Nuovo Testamento ed è usato spesso al posto dell'albero di mele come albero della conoscenza del paradiso, mentre la foglia è menzionata nella Genesi come simbolo della caduta dell'uomo. Momento mirabilmente immortalato nell'affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina. Nei secoli successivi le sue proprietà restarono sempre di grande interesse, mentre nel Rinascimento venne considerato frutto saporito e benefico e che secondo alcuni autori rappresentava l'uomo religioso perché sotto la sua buccia rugosa nascondeva una polpa dolcissima come la virtù. La convinzione che il fico fosse un frutto erotico venne ribadito anche dalla scuola medica salernitana. La medicina popolare vedeva nell'abbondanza di semini presenti nel fico, circa 600, un segno della sua attitudine a favorire la fecondità. Secondo alcune leggende, il lupo che nutriva Romolo e Remo riposava sotto una pianta di fico ed ecco perché questa pianta era sacra per Roma. Le curiosità. La pianta di fico arriva a fruttificare 2 volte all'anno e i romani dicevano che i suoi frutti maturano quando si miete e quando si vendemmia, ovvero i fioroni si formano in autunno e i fichi veri in primavera per dare frutti in estate. Esistono 2 forme botaniche della pianta di fico, la pianta maschio chiamata caprifico che produce il polline e la pianta femmina che sarebbe il fico commestibile. I maggiori benefici legati al consumo di fichi riferiscono proprietà antibatteriche, maggiore protezione di ossa e denti, proprietà lassative, più energia, proprietà antinfiammatorie. Il fico regola la pressione sanguigna, aiuta a proteggere il cuore, migliora la digestione ed equilibra la flora batterica. Proprietà sono affidate anche alle foglie di fico. Hanno proprietà protettive per il fegato, contro le rughe, contro i tumori della pelle. I fichi sono consigliati anche per curare i foruncoli, gli ascessi dentari e le scottature. Un ultimo consiglio, anche le pentole di casa possono essere pulite con foglie di fico. Provare per credere.